Ciao a tutti, allora, oggi un video un po' particolare perché parleremo di cabochon. Io non realizzo cabochon in resina, quindi come fanno molti di voi bravissime, ma preferisco appunto acquistarli da creative che li realizzano. Scusate, gioco di parole, stamattina evidentemente sono un po' addormentata. Comunque, oltre quelli in resina, però, tempo fa, diciamo, ho scoperto un modo per realizzare in maniera veramente molto veloce dei cabochon, secondo me, molto molto carini, dall'effetto molto particolare originale, tramite le gemme di vetro. Io le gemme di vetro le ho utilizzate molto spesso, ho già fatto dei video inerenti, magari vi linko qui sotto nel video, quello che avevo, qui sotto scusate nel box informazioni, quello che avevo fatto un bel po' di tempo fa, in cui vi spiego anche come incastonare una gemma peyote quando appunto non si conoscono le dimensioni esatte, come ci si può regolare facendo un'incastonatura peyote con dei Liqueurcail. Oggi invece vi voglio proprio parlare di come realizzare questo tipo di cabochon che io ho chiamato effetto murrina, perché praticamente vedete sono di vetro e sotto ci sono questi disegni. Ora, questo qui è un esempio e è realizzato con le decorazioni per nail art. Ora ve le faccio vedere, io le ho in queste ruote qui e ci sono di vario tipo, le potete acquistare dai cinesi, io le prendo di solito appunto dai cinesi nei reparti make-up, piuttosto che articoli per la casa, cioè magari in quei negozi lì insomma che vendono un po' di tutto. E sono appunto praticamente dei fiorellini in tipo plastica, in plastichina. Non sono in fimo perché sono di un'altra consistenza, non sono duri, ma sono più morbidi praticamente. E io ho questi fiori qui, vedete, un po' di tutti i colori. E poi qui così avevo anche una ruota di farfalline, che però come effetto mi piacciono meno, sinceramente. Sarà per i colori, comunque preferisco i fiori, ecco. I fiori mi piacciono tantissimo. Adesso vi faccio vedere un po' di esempi che ho realizzato. Questo qui è un altro dei miei preferiti, ha questi tre fiori sul rosso, bianco con le foglie verdi e poi ho colorato tono su tono. Aiuto, eccolo qui, con anche dei brillantini. Poi questo, sempre tre fiorellini e poi tutto uno sfondo blu. Questo qua con tantissimi fiori, perché poi vi spiegherò come disporre i fiori, non è che si possono mettere a caso, altrimenti viene fuori un pasticcio. Poi vi spiegherò cosa serve e come si fa. Quest'altro, quest'altro, ancora tanti fiori. Questo è molto bello, mi piace tanto. Poi sempre con i fiori ho fatto questo qui, blu e giallo. Questo che però è venuto un po' strutignaccolo perché non sapevo bene come disporre i fiori, erano comunque delle prove. Questo ho provato a farlo con una pietra scura piuttosto che una trasparente, l'effetto non mi piace perché appunto essendo già la gemma colorata non fa poi vedere bene i colori sotto, quindi si perde tutto l'effetto. Poi ho fatto questo qui con dei fiori a mazzetti praticamente. Ancora questo. Rosso e giallo, poi ne ho fatti due con le fettine d'arancia che mi piacciono tantissimo come sono venuti. Questo qua è con tante fettine, e invece questo è con tre fettine. Molto estivi, molto, molto particolari e divertenti. Poi ne ho fatti alcuni con le farfalle, questo qui, questo. Questo qua anche mi piace molto, con sole due farfalline. Poi questo, praticamente ho messo due farfalle vicine di profilo per crearne una grande. Così, una prova. E poi ho fatto questo invece realizzato con sempre la stessa tecnica, però al posto delle fettine di fiorellini piuttosto che di farfalle, ho usato dei cuoricini a paillettes, quindi super brillantinosi, così.
Poi, ok, io realizzo il cabochon, ma poi cosa ci posso realizzare? Vi faccio vedere tre esempi che per ora ho fatto. Ho realizzato questo qui che ancora non ho montato, ma vorrei farci un ciondolo perché ero partita come anello, ma è effettivamente un po' troppo grande. Vedete, sotto c'è questo cabochon con i fiorellini lilla, bianchi e arancioni, quindi ho ripreso gli stessi colori nell'incastonatura che ho fatto a embroidery. Dopodiché ho incastonato per bene, quindi la gemma, e poi ho decorato con dei mezzi cristalli corallo. Poi ho realizzato questo anello qua con questo cabochon con i fiori sui toni del bianco, fucsia e grigio, e anche qui ho ripreso sempre gli stessi colori, anche perché sennò viene una cosa troppo pacchiana, quindi bisogna comunque cercare di seguire un filo logico, no? Eccolo qua. E per ultimo ho realizzato questo ciondolo che vi ho fatto anche vedere su Facebook. Mi piace tantissimo come è venuto, e di questa tipologia praticamente di incastonatura ho poi ricavato questo qui, per cui invece ho utilizzato un soft touch, di cui vi farò il tutorial. Quindi diciamo che non volevo, cioè volevo proporvi questo tipo di lavoro perché vi è piaciuto molto, però fare un tutorial con una gemma di vetro risulta più complicato anche per voi, perché poi non vi so dare delle misure corrette, diciamo, no? Anche perché qua avevo usato delle 6-0 che non sono facilmente reperibili, quindi insomma ho preferito rifarlo. E utilizzando quindi delle misure proprio precise, quindi un cabochon soft touch da 18 e poi tutti i cipollotti, roccali, eccetera. È un lavoro ad embroidery molto bello, a me piace tantissimo, con cui poi potrete anche ovviamente decorare invece le vostre gemme di vetro. Quindi questo lo vedremo in un prossimo video. Adesso invece vi spiego cosa serve per realizzare questo tipo di cabochon. Allora, innanzitutto vi servono le gemme. Queste qui sono gemme per acquari che potete trovare, oppure cioè per decorare i vasi anche. Le potete trovare anche queste dai cinesi, piuttosto che anche a Tutto Verde, adesso non so se c'è in tutta Italia, ma comunque negozi che vendono articoli per il giardinaggio e anche cose per la casa, insomma le trovate un po' dappertutto e costano veramente pochissimo, cioè un barattolo intero vi costerà forse 2 euro, quindi avete gemme per veramente un'eternità. Prendete quelle, appunto, se volete fare questa lavorazione, trasparenti, perché altrimenti sotto poi non si vedrà quello che mettete. Poi vi servono appunto delle fettine di fiorellino, poi vi serve uno smalto trasparente, io per ora utilizzo questo, e un altro smalto per fare lo sfondo, io utilizzo questo qui scuro. Ma va bene qualsiasi, cioè io che ho tantissimi smalti, tra me e mia sorella veramente facciamo la collezione, non butto via gli smalti che non scrivono più bene, perché per fare questi lavori qua invece vanno benissimo, cioè anche se sono vecchi vanno benissimo. Ah, e poi avrete bisogno di un dotter, che è quello strumentino per nail art per fare i pois e che serve per prendere le fettine di fimo. Ora, questa cosa è, potete anche, cioè, evitare di comprarla apposta, ovviamente, se ce l'avete già meglio, altrimenti potete usare uno stuzzicadente. Fa lo stesso uso, insomma, funziona ugualmente. Allora, adesso rivoltate la gemma in questo modo. Cerco di girare la telecamera in modo che si veda bene. Allora, scegliamo insieme le fettine e userò questi qui che mi piacciono, però li ho già usati prima. Non saprei. Ma sì, userò questi. No, questi qui viene proprio uguale identico. Userò questi blu, questi qui. Poi apro il mio smalto trasparente e passo un bello straterello sulla mia gemma di smalto trasparente. Poi sporco un po' il dotter di smalto trasparente piuttosto che lo stuzzicadenti, e in questo modo prendo la mia fettina. Questa qui però è tutta rovinata, quindi ne prendo un'altra. Prendo la mia fettina e la posiziono bene e schiaccio bene.
ne prendo un'altra e schiaccio bene. Ora io qua ne metterò solamente due perché questa è un po' rovinata. Se riesco a togliere il pelucchino, no, devo proprio tagliarlo, ecco fatto. Per metterne tre faccio in questo modo, ecco, le devo posizionare belle vicine, belle aderenti, vedete, al centro della mia gemma. Giro la gemma facendo attenzione e vedo il risultato. Se mi accorgo che è un po' decentrata, basta spostarla un pochino, mantenendole sempre belle belle vicine. Ecco qua, vedete? Poi cosa dovrò fare? Adesso aspetto che asciuga, anzi nel frattempo metto anche un altro strato di smalto trasparente coprendo bene bene gli spazietti che si sono creati tra un fiore e l'altro. Ok, a questo punto facciamo asciugare benissimo, dopodiché potremo passare il nostro smalto del colore che vogliamo per fare lo sfondo. Questa è una cosa che consiglio perché altrimenti una volta incastonato, insomma decorato, non è bello che lo sfondo rimanga così trasparente, se no diventa del colore di dove lo posizioniamo, no? Se abbiamo una maglia marrone, mettiamo il ciondolo così, diventerà marrone, insomma non mi piace. Nulla, questo è come si realizzano, vedete, basta incollarlo in questo modo. Magari vediamo un esempio anche di come mettere invece fiorellini a 5 per ricoprire proprio tutta la superficie. Allora io metterò questi qui viola. Cosa faccio? Allora, come prima, quindi primo strato di smalto trasparente che dovrò incollare i miei fiorellini. Allora, prendo un fiorellino e il primo lo posiziono nel centro della mia gemma. Poi ne prendo un altro e lo posiziono in alto a sinistra. Prendo un altro e posiziono in basso a sinistra. Prendo un altro e posiziono in alto a destra. Prendo un altro e posiziono in basso a destra. Ecco qui. Questo quindi può essere un altro modo di realizzare la murrina. Ecco qui. Mi raccomando, schiacciate bene in modo che aderiscano, perché altrimenti cosa succede? Che quando voi andate a mettere lo smalto colorato dello sfondo, se no va sotto il fiorellino e quindi vi rovina tutto il disegno. Ecco perché secondo me è meglio anche ripassare sopra uno strato di smalto trasparente, così si evita che gli spazi non siano coperti bene. Ecco qua. Nulla, quindi questa era la mia proposta. Io spero di essere stata chiara nell'avervi spiegato bene come si realizzano. Fatemi vedere quelli che realizzate voi. Se avete qualsiasi domanda scrivetemi sotto nel video, anche perché ultimamente vedo che dopo neanche un giorno che ho pubblicato un video arriva subito il non mi piace, ma non ricevo mai commenti negativi, quindi ditemi perché il video non vi è piaciuto. Cioè, ovviamente io sono qua anche per ricevere delle critiche che siano costruttive per poter fare dei video sempre migliori che vi possano interessare. Quindi ci vediamo al prossimo video con il tutorial invece per decorare questo tipo di gemme. Se volete incastonare la peyote, vi ricordo il link nel box informazioni sotto. Ciao ciao!